Ciao stronzetti e stronzette di Non Solo Film, ne ho parlato in un altro video, quindi eccomi qua, il color grading. Oh, bene. Mi spiace deludervi, ma non approfondirò più di tanto il topic. Mi focalizzerò invece su una questione che mi turba e su cui non sono riuscito a trovare nulla online che appoggiasse le mie convinzioni. Spero di non fare come al mio solito, cioè credere di affrontare una cosa semplice e finire poi nella tana del bianconiglio per poi emergerne rendendomi conto che ho fatto l'ennesimo video di mezz'ora. Quindi nulla, partiamo e se riuscirò a fare un video corto poi festeggerò danzando come quando Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre. Ok, prima di tutto, cos'è il color grading? Ve lo spiego in poche parole. È quel procedimento per cui le immagini riprese da una videocamera, fotocamera o macchina da presa subiscono interventi di correzione e alterazione dei colori. Un processo che inizialmente era chimico quando si lavorava solo in pellicola col color timing e senza il computer e che adesso, grazie all'avvento del digitale, è molto più accurato, sfaccettato e ricco di potenzialità creative. Un processo attraverso cui ormai passa qualunque cosa voi guardiate. Quindi film, serie TV o video su YouTube come questo, che ho post-prodotto col software professionale DaVinci perché sono un bomber, ma tanto lo uso male, quindi trengui. Semplificando, si prende l'immagine grezza che esce dalle camere digitali, la si importa e la si corregge, accentuandola dal punto di vista cromatico. Oppure, se si vuole essere un po' più accurati, si gira in un formato flat, tipo il log, che appiattisce tutto in un troiaio color asfalto che sembra una merda, ma in realtà conserva molte più informazioni nelle ombre, nelle luci, dando modo di sistemare in fase di coloring eventuali problemi di aree troppo scure o troppo sbruciacchiate, che normalmente sono quasi impossibili da recuperare. Il color grading è ciò che rende Sin City così stilizzato, Fratello dove sei così ocra, i film di Fincher così fincerosi e Matrix, come abbiamo visto, così verde. Quindi è uno strumento utile per dare identità stilistica a un'opera o in generale alla filmografia di un autore. Detta proprio spicciola, lo Snyder Cut non avrà mai la stessa color di un film di Wes Anderson. Però ci sono casi in cui, vuoi per moda, vuoi per altre motivazioni, si crea un appiattimento orrendo di stili. E non sto parlando di quel periodo in cui tutto era teal and orange, ma di una cosa a cui più o meno tutti siamo esposti ogni giorno appena accediamo alla piattaforma che ci ha salvati durante i multipli lockdown, ovvero... Alright! Netflix non solo ha un casino di contenuti, ma crea un casino di contenuti, i cosiddetti originali Netflix. Quindi se un film che non è prodotto da Netflix sbarca su Netflix, il film lo vediamo così come è stato pensato. Mentre se Netflix produce un'opera, le cose sono un po' diverse. Mettiamo che avete fatto un film con i vostri bros e volete proporlo a Netflix. Se andate a cercare le specifiche tecniche sul sito, scoprirete con terrore che sono richiesti 13.000 requisiti riguardo non solo al tipo di camera utilizzata, ma anche del tipo di file video da inviare. Voi direte, vabbè, mica lo giro con l'iPhone. Guardate, ho speso 20 stipendi per una Canon EOS 5D. No, ci vuole roba di un altro livello. E non solo, il formato video deve essere il top del top, come definizione, gamma dinamica, bitrate o senza alcun tipo di color correction. Quindi, esatto, bisogna girare nel famoso formato color cemento e fornirglielo così, perché ci pensano loro a fare il color grading. Ora, Netflix è una compagnia creata da tecnici e si vede, le specifiche sono talmente precise da non lasciare scampo a equivoci. Si parla di tutto, dall'eventualità dell'uso di lenti anamorfiche, alla scelta creativa di quali proporzioni del frame usare, roba per cui bisogna consultarsi con Netflix per valutarne l'approvazione, fino alle tipologie di file audio, modalità di delivery di riprese con effetti visivi, come nominare le diverse versioni dei file inviati, quindi non come faccio io con 1, 2, final, finalissima, ultimissima, to giuro, come stendere gli spreadsheet per le tracce della colonna sonora e così via. Il che è tutto molto figo, però a me sembra di essere rincoglionito perché ho come l'impressione che con il tempo sia scaturita una tendenza un po' copia e incolla a livello di color grading, un po' come se a suon di dare tutte queste specifiche super super precise i furboni di Netflix avessero sviluppato un preset, una lookup table o qualcosa del genere da applicare non su tutto ma su parecchie produzioni originali e non solo americane ma di tutto il mondo. Non ci credete? Facciamo un viaggetto in Francia con l'horror super strizza Marianne, in Germania con la bomba di Dark, torniamo poi negli Stati Uniti con il bellissimo finto documentario American Vandal, saliamo in Canada con le ultime stagioni di Slasher prodotte da Netflix, zompiamo da Noartri in Italia con Curon o persino in Gran Bretagna con la stupenda Afterlife o Toh in Egitto con Paranormal, ecco, tutti
tutte serie con una color bomba. Intendiamoci, non è che c'è qualcosa di obiettivamente brutto, ma come per il look un po' piatto dei film dell'MCU, più che altro mi sembra di notare una tendenza un po' troppo uniforme a livello di grading, una quasi desaturazione imperante, scene notturne tutte scure allo stesso modo, tavolozza di colori che ricade spesso nelle solite tonalità. È un qualcosa che non so bene come spiegare, che pare riflettersi anche nello stile registico per certi versi, con quelle carrellate in avanti super lente, altre robe che ho sulla punta della lingua e non riesco a identificare, che mi mandano in para del tipo: è nato prima l'uovo o la gallina, prima lo stile di Mike Flanagan o prima lo stile Netflix. Che poi non posso nemmeno dire che è una cosa che vale per tutto quello che produce Netflix, non sono neanche sicuro che valga per i film, che magari hanno un po' meno pressioni dal punto di vista stilistico e possono permettersi un'estetica più affine ai singoli registi. Può darsi che sia solo tipico delle serie Netflix, però Mindhunter è Fincher allo stato puro, non ci so cazzi. Sarà anche che Fincher è Fincher e poi è un veterano di Netflix, perché l'ha portata alla ribalta con House of Cards, che è la prima serie prodotta da loro. Quindi sono io che mi immagino le cose oppure c'è effettivamente questo pattern? Perché io ve l'ho detto, ho cercato ovunque e nessuno online sembra parlarne. E dire che è un argomento che potenzialmente potrebbe anche generare cucciolate di video a raffica su YouTube. Boh, se io sono il primo, piglia bene, però il problema è che appunto non ho trovato nulla in merito, quindi non ho altro da dire. Se anche voi avete notato questa cosa, se conoscete qualcuno a cui può interessare, se vi piace il cinema o vi piacciono le nostre facce da culo, mettete like, scriveteci nei commenti, spammate i nostri video ovunque, iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici, obbligateli fustandoli con gli Scooby-Doo, aiutateci a crescere e rimanete sintonizzati per molti altri contenuti. Cazzo, sono riuscito a fare un video corto? Yeah!